Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video tutorial vi spiegherò come impostare gli stemmi fedeltà e le emoticon esclusive su Twitch. Funzionalità riservate agli affiliati barra partner di Twitch. Quindi se volete offrire magari ai vostri abbonati delle emoticon esclusive e degli stemmi fedeltà, allora non dovete far altro che seguire questo tutorial. Andate nel vostro canale Twitch, cliccate sull'icona del canale in alto a destra, cliccate su Dashboard Autore. Da qui andate su Affiliato, sulla sinistra. Qui troverete nomi abbonamento, emoticon e stemmi fedeltà. Nomi abbonamento sono dei nomi che voi darete ai vari abbonamenti. Quindi nel mio caso, ad esempio, se qualcuno si abbona con il livello 3 avrà come nome dell'abbonamento Tech. Andiamo indietro. Su emoticon invece sono presenti 3 o più emoticon a seconda del vostro livello del canale da offrire agli spettatori barra abbonati. Quindi ad esempio potete creare delle emoticon esclusive da permettere ai vostri utenti, abbonati naturalmente, l'utilizzo in chat in modo esclusivo. Se ad esempio un abbonato decide di supportarvi abbonandosi al vostro canale, può utilizzare questa emoticon. Un semplice follower o spettatore no. Quindi diciamo questo è un incentivo per convincere, diciamo, gli spettatori ad abbonarsi. Ci sono 3 livelli, come vedete, per le varie emoticon. Abbiamo il primo livello che è per l'abbonamento da $4,99, il secondo da $9,99 e il terzo da $24,99. Per caricarle, cliccate su Modifica, se magari le avete già caricate in passato e volete modificarle, e cliccate su l'emoticon da caricare. Ora, io ho già le emoticon caricate, quindi non le cancello, ma voi dovrete caricare l'emoticon di livello 1, 2 e 3 in 3 differenti dimensioni che vi riporterà Twitch. Quindi potete creare o scaricare emoticon non protette da copyright e poi importarle in questa schermata. Un sito utile per le emoticon è questo, quindi cleanpng.com. Da qui potete trovare davvero numerose emoticon, mentre attraverso quest'altro sito Resize, quindi iloveimg.com, che vi riporto comunque nella descrizione del video, potete ridimensionare le immagini comodamente online, quindi adattarle alle dimensioni di Twitch. Una volta che avete caricato le emoticon, cliccate su fine e attendete che Twitch le approvi. Di solito lo fa nell'arco della stessa giornata, però potrebbero passare diversi giorni. Per quanto riguarda gli stemmi fedeltà, il discorso è praticamente lo stesso, con la differenza che qui invece abbiamo base 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno e la possibilità di sbloccarne altri aumentando, diciamo, la popolarità del canale diventando appunto partner. Io sono affiliato, quindi posso importare stemmi fedeltà fino ad un massimo di 1 anno. Anche in questo caso abbiamo 18x18, 36x36, 72x72, quindi abbiamo 3 dimensioni da caricare dello stesso stemma fedeltà. Anche in questo caso andate su questo sito per ridimensionarle e su quest'altro sito per scaricarle. Naturalmente assicuratevi che non siano protette da copyright. Quindi ad esempio clicchiamo su questo, su questa emoticon, questa immagine, diciamo. Clicchiamo su preview, free download. Ok, non sono un robot. Attendiamo. Impiega diverso tempo, clicchiamo qui, ok.
e scarichiamo l'immagine. Ora, tramite quest'altro sito, cliccate su Select Image, selezionate l'immagine e poi qui la modificate con la dimensione richiesta da Twitch, quindi 18x18, 36x36, 72x72 e fate questo per ogni tipo di abbonamento. Quindi nel mio caso chi ha l'abbonamento base avrà questo stemma, chi si abbona per 3 mesi avrà quest'altro stemma e così via dicendo. Quindi in questo modo potete assegnare nomi abbonamento, emoticon e stemmi fedeltà per i vostri abbonati su Twitch. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.